Un sentiero montano che dalla frazione aterrana va al Pizzo di San Michele, intitolato a Giovanni Giarleta. Il comune di Montoro ha voluto intitolare la strada all'alpinista montorese, membro del soccorso alpino. Giovanni, Charlie per tutti, fu ucciso da una slavina di ghiaccio e sassi sui Monti Lecchesi, a più di 2000 metri di altezza, 2 anni fa, insieme al suo collega Ezio Artusi. Giovanni, 37 anni, condivideva con l'amico Ezio, 42 anni, la passione per la montagna. Vennero trovati morti uno accanto all'altro. Giovanni era un ragazzo molto tranquillo, appassionato della montagna e viveva chiaramente per aiutare gli altri. Lui ha iniziato la sua, diciamo, per dire carriera a livello di corse di sci quando io operavo nella Guardia di Finanza, comandavo il nucleo di polizia tributaria di Sondrio, ha fatto il corso di sciatore con i finanzieri di Sondrio e quindi lui è cominciato a entrare in quell'ambiente. Da quel momento è cresciuto di volta in volta e quindi quando siamo arrivati a Lecco ha cominciato a frequentare il soccorso alpino e ogni volta che lo chiamavano lui, un giorno, mi ricordo in particolare, stavamo pranzando e l'hanno chiamato e ha lasciato da mangiare per andare al soccorso. Ha detto: papà, io devo andare, posso mangiare anche dopo, per dire che ragazzo era, lasciava il posto di lavoro per quando lo chiamano per soccorrere. Era amante della natura. Lei pensa che un giorno, un particolare che per dire come era amante della natura, che un giorno c'era un ragnetto nella stanzetta, l'ha preso con un foglio di carta, l'ha portato fuori al balcone e ha detto che, e quindi aveva diritto di vivere anche lui. Quindi Giovanni era dedito proprio a questa, diciamo, questa attività di soccorso. Era il responsabile, vice responsabile del soccorso alpino Dariano di Lecco, doveva diventare il responsabile ufficiale perché era già, diciamo, in programma, perché l'avevano già programmato, e l'ultima sua, diciamo, vittoria a livello ha scalato il Cerro Torre in Patagonia, dove pochi scalatori al mondo riescono a farlo. Per far conoscere il sentiero intitolato a Giovanni anche ad altri alpinisti esperti è l'augurio del delegato della 19ª delegazione lariana di cui faceva parte Charlie. Quantomeno doveroso in memoria di un ragazzo che aveva nelle sue corde il fatto di essere una persona eccezionale, un alpinista fortissimo, ma che la differenza che faceva Giovanni era il fatto di essere sempre comunque molto tranquillo, molto pacato, molto gioioso in quello che faceva, anche nelle operazioni di soccorso dove ci troviamo a dover gestire situazioni difficili. Giovanni si rapportava sempre con molta serenità, molta semplicità.